Ciao a tutti! In un altro video, l'altro giorno, vi ho presentato un po' di carri che vende il mio ex negozio di fiducia perché ormai ha chiuso e vi ho presentato dei capi Intimo, Gap Year, Reggicalze e tra l'altro anche questo topino. E ve l'ho promesso che vi farò vedere come indossare un topino corto, anche perché spesso ci innamoriamo di un capo, lo compriamo, ma poi a casa non sappiamo più come abbinarli, come indossarli e quindi restano magari non utilizzati. Allora, se volete scoprirvi un po', cioè mettere un topino del genere che avete comunque la pancia di fuori, dovete uno mettere una gonna o un pantalone a vita alta in modo che il pezzo che resta fuori sia minimo, non sia troppo scoperto. Parlo sempre per le donne over 40, non vale per le ragazze ventenni che possono fare come gli pare. E quindi sopra invece ho messo in questo caso un coprispalla, un scaldacuore, si chiama in più nomi. Di pizzo che vedo non vedo, traspare non traspare, quindi non siamo proprio con questo topino e una gonna. Ovviamente ho allungato anche la gonna, non ho messo una minigonna perché lo stesso outfit con una gonna troppo corta sarebbe esagerato, sarebbe troppo provocante, troppo per una donna over 40. Quindi con una gonna, in questo caso è una gonna in similpelle, midi, quindi sotto le ginocchia, e ho allungato appunto la gonna per non essere troppo. Quindi ma anche una camicetta, se avete una camicetta di pizzo, lasciatela aperta in modo che comunque si vede che avete un topino di ottima qualità e una gonna un po' più lunga o addirittura un paio di pantaloni, anche quelli sia neri che in similpelle o pelle vanno benissimo. Così create un outfit un po' provocante, anche perché il rosso è sempre un po' provocante. Lo indosso con delle scarpe décolleté tacco 10, 11 più o meno. E così se vado a una festa, perché questa non è un outfit per andare a una cena, cioè se vado a una festa, a un posto dove si balla, è più adatto. Che a una semplice cena io, almeno io, non mi sentirei a mio agio. Per il resto mi piace questo outfit, anche se è un po' provocante, lo è, vero? E va bene, questo topino lo trovate sempre sul negozio, sul sito Facebook di Negozio Petali. E se avete voglia di comprarvelo o regalare alla vostra donna, contattate al sito, vi lascio il link sotto nei commenti. Mi sento un po' a disagio, vi dico sinceramente. Un bacio a tutti, mettetemi un like se vi piace il mio video, scrivete la vostra parere, il vostro parere, sono molto curiosa di cosa dite. Un bacio a tutti, ciao!